Avete presente quell'edificio vecchio, forse antico? Ogni città ne ha almeno uno. Magari ci passate davanti ogni giorno e chissà quante volte l'avrete trovato fatiscente, decadente. Cosa credete che non si accorga della vostra indifferenza? Eppure avrebbe molto da raccontare se solo faceste un po' più di attenzione. Sono storie che si nascondono nelle incrinature dell'intonaco, nelle catene arrugginite dei rinforzi, negli infissi mal ridotti, nelle volte in canne gesso dei corridoi, nelle porte murate. Potrebbe raccontarvi, ad esempio, delle innumerevoli volte in cui il torrente, straripando, allagò i bassi, distruggendo gli archivi colmi di documenti antichi. Dei terremoti, specie quello del 1693, letale per gran parte della Sicilia orientale, a cui ha fieramente resistito, seppur con qualche acciacco. Dei muri fabbri, maniscalchi, architetti e manovali che l'hanno costruito pietra su pietra, dei sospiri degli allievi, della foga dei garibaldini che nel 1860 vi piazzarono il tricolore durante la notte cogliendo i gesuiti nel sonno. Potrebbe raccontarvi di quando fu distretto militare o ancora convitto per gli studenti forestieri, mentre tra le stanze si diffondeva l'aroma del cioccolato ammesso durante il sacro digiuno. È un palazzo che ha in sé una storia sedimentata di lungo corso, un luogo che vede le sue origini con il 1630, quando finalmente, dopo qualche decennio di dibattito interno alla città, si riesce a determinare la venuta dei gesuiti a Monica per fare sì che le classi dirigenti monicane potessero avere un luogo di formazione. Palazzo degli Studi sorge nel centro storico di Monica, in Sicilia. Contea dal 1296 al 1816, Monica fu uno dei più importanti stati feudali del Mezzogiorno. Definita per potenza e prestigio, regnum in regno, cioè un regno nel regno, poiché dopo Palermo si diceva era la prima nei privilegi. Fu in questo contesto storico, agli albori del XVII secolo, che il Concilium Civitatis fece leva su Vittoria Colonna, madre di Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera, conte di Modica e successivamente viceré di Sicilia, perché l'edificio si costruisse ed ospitasse la Compagnia dei Gesuiti. Le donazioni per il Real Collegio superarono i 30.000 ducati, molte delle quali provenienti da privati cittadini. La più consistente fu senza dubbio quella di Mariano Aliata, che donò per testamento l'equivalente di 7.000 ducati in rendite e case di proprietà. Il collegio conferì gradi accademici fino al dottorato in teologia, filosofia, retorica, umane lettere e in arti liberali, sino al 1767. Concesse inoltre diplomi di esercizio in tutte le professioni libere, di avvocati, medici, notai, che divenivano esecutivi col visto del governatore della contea. Nonostante il terremoto del 1693 che fa da cesura nella continuità della storia, del ruolo perlomeno dei gesuiti dentro la storia modicana, ma comunque un fatto prettamente fisico legato alle strutture che subito dopo continueranno a
essere utilizzate, mentre tra intorno al 10, tra il 10 e il 15 del Settecento si decide di ricominciare da capo, quantomeno per la progettazione della chiesa. E quindi la chiesa seicentesca si demolisce e vedrà il nuovo progetto, che è un progetto estremamente importante, di Rosario Pegliano. La struttura sarà utilizzata in parte per funzioni militari, in parte per funzioni scolastiche, sia alla fine del Settecento e sia durante la prima metà dell'Ottocento, fino a quando, dopo l'Unità d'Italia, si pensa di riutilizzare l'immobile, la struttura precedente, sia per istituire l'istituto tecnico e sia anche per istituire il liceo classico. Il Regio Istituto Tecnico Archimede ebbe un bacino d'utenza molto vasto, essendo uno dei soli quattro esistenti in Sicilia. Dotato di gabinetti scientifici, musei, laboratori, officine meccaniche, un orto botanico, una cantina sperimentale e di un osservatorio meteorologico allocato nella torretta del campanile della chiesa, nel 1866 offriva la possibilità di scegliere fra tre corsi: agronomia e agrimensura, commercio e amministrazione, costruzione e meccanica, tutti di durata triennale. Furono diverse le personalità che transitarono in questi corridoi. Giovan Pietro Grimaldi, fisico. Luigi Della Fonte, naturalista. Armando Perini, autore della Meridiana del Duomo di San Giorgio. Emanuele Pisani, ideatore della statmografia. Alessandro Cappellani Judica, progettista della scalinata sottostante il Duomo di San Giorgio. Niccolò Pinzero, politico ed economista. Pietro Giardina, insegnante di ragioneria e preside pro tempore. Carlo Stoppani e Francesco Mogini, curatori del Museo di Storia Naturale dell'Istituto, i cui reperti, donati successivamente al Museo Civico Belgiorno, ne costituiscono ancora oggi il nucleo più antico. Il liceo classico viene ad essere istituito dall'ente autonomo Liceo Convitto nel 1875. In realtà l'idea di far nascere un liceo classico a Modica era sorta già nel 1840 da parte dell'abate d'Eleva, però poi, per vari motivi di vicende politiche, nonché per un dibattito molto vivo in quel tempo circa la priorità da dare agli istituti tecnici oppure agli studi classici, avvenne che il liceo classico sorse dopo.
Nel 1878 il liceo classico diventa liceo governativo o, come diciamo adesso, liceo statale. L'ente morale autonomo Liceo Convitto nacque con il preciso intento di recuperare i beni confiscati all'ordine dei Gesuiti, costituiti per lo più da rendite e donazioni di privati cittadini, che un decreto del 23 ottobre 1860 incorporava al patrimonio dello Stato. Per evitare che tale patrimonio si perdesse nel calderone statale, l'ente si costituì come istituto di istruzione ed educazione finalizzato a promuovere scuole, attività culturali ed un convitto. Tra i più antichi della Sicilia, il liceo classico intitolato al Genius Loci Tommaso Campailla fu l'unico nel circondario sino agli anni 30 del Novecento e rappresentò sin dalla sua fondazione una meta molto ambita. Per oltre mezzo secolo, il libero accesso a qualsiasi facoltà universitaria fu infatti consentito solo ai diplomati in possesso di maturità classica. In secondo luogo, grazie a una speciale convenzione, gli allievi poterono usufruire dei gabinetti scientifici di cui l'Archimede era stato dotato. I docenti illustri ne accrebbero poi la fama. Serafino Amabile Guastella, ad esempio, fu direttore del ginnasio e insegnante al liceo, ma vi insegnarono anche Giacomo Albo, scienziato, Quintino Cataudella, filologo, Edoardo Martel, botanico. Emanuele Ciaceri, storico dell'antichità e discepolo di Ettore Pais, vi trascorse da allievo i migliori anni della sua giovinezza, così come il filosofo Carmelo Ottaviano o lo scrittore Raffaele Poidomani Moncada. Va inoltre ricordato che grazie all'operato del canonico Giorgio Muccio, grecista raffinato e preside dell'istituto, il liceo fu dotato di una ricca e preziosa biblioteca. Egli infatti, oltre ad aver riunito sotto la sua direzione una collezione di oltre 5.000 volumi, riuscì ad ottenere in seguito la custodia del patrimonio bibliotecario confiscato ai Gesuiti. Nel 2011 lo sgombero di uno degli archivi più antichi del liceo ha portato alla luce un tesoretto di valore inestimabile. Si tratta di libri relativi a un arco temporale che va dal XVI al XIX secolo, che transitarono in epoca post-unitaria dalle biblioteche ecclesiastiche a quelle comunali e costituirono il cosiddetto fondo antico. Poiché le necessità di accoglienza logistiche richiedevano una rielaborazione, una ristrutturazione del grande palazzo degli studi, l'ente Liceo Convitto conferisce l'incarico presumibilmente all'ingegnere Salvatore Toscano, il quale appunto ristruttura l'edificio e tale opera viene completata nel 1877. Da un avviso d'asta datato 3 novembre 1875 si evince che le modifiche apportate furono sostanziali. Un intero piano venne costruito sulla grande terrazza dell'edificio per l'impianto del liceo, un altro piano superiore per il gabinetto di storia naturale dell'Istituto Tecnico. La struttura del collegio precedente non era quella attuale. Ovviamente aveva un'articolazione diversa da quanto riusciamo a capire dalle varie relazioni, soprattutto nell'affaccio su Corso Umberto. Dovevamo avere un terrazzo, ad esempio, sopra il piano terra, quantomeno nella parte centrale. Tutto ciò sarà modificato in modo consistente, per rendere questo edificio quello che oggi noi vediamo, con una facciata a più livelli, finestrata, con uno stile che definirei neorinascimentale. Nel 1906 Modica è una città di 50.000 abitanti, eminentemente civile e colta, capoluogo di circondario, sede da secoli di tribunale, importante per produzioni agricole e per l'industria estrattiva dell'asfalto. Con beni propri
mantiene i due istituti di insegnamento secondario superiore, liceo ed istituto tecnico. Essendo una delle strutture più grandi esistenti in città, il Palazzo degli Studi fu sede di tutte le scuole istituite in quegli anni: elementari, ginnasio, scuola tecnica, istituto tecnico, liceo, ma fu anche sede della biblioteca comunale, dell'archivio notarile, dell'ufficio vaccinazioni, del primo comizio agrario della provincia di Siracusa. Nel 1969, in seguito all'incremento della popolazione scolastica e poiché era già trascorso quasi un secolo dalla ristrutturazione, fu necessario trovare una sistemazione alternativa all'istituto tecnico. Si costruì un nuovo edificio nella zona moderna della città. L'ultimo piano del Palazzo degli Studi fu svuotato e parte di esso ospitò le classi della scuola media Pietro Scrofani sino agli anni 2000. Oggi le uniche classi rimaste ad animare il Palazzo degli Studi sono quelle del liceo classico. Quanto tempo è trascorso, mio vecchio amico? 30-40 anni. Un'eternità. Riesco ancora a sentire la flebile pulsazione dei ricordi mentre attraverso questi luoghi, in un crescendo di emozioni avvolto da una luce innaturale, circondato da un silenzio assordante. Mi pare di poter udire la voce dei miei vecchi insegnanti, retaggio di un tempo antico, maestri di vita, austeri esempi di virtù morale. Fatti non foste a viver come bruti, ma a perseguir virtute e conoscenza. Siete ancora qui, lo sento, sotto una cortina di polvere, nascosti in qualche anfratto, al buio degli scuri inchiodati. Mi pare di poterli udire le voci dei miei compagni, gli schiamazzi acerbi, innocenza di boccioli non ancora schiusi, con gli occhi ubriachi di colori. La primavera ci coglieva d'improvviso, distratti dal volteggiare delle rondini incorniciate da queste finestre. Nutrivamo sogni speranzosi sulla nostra vita al di fuori di queste mura, mentre nel frattempo, qui, si costruiva il nostro futuro, tra un quartetto di Eliot e una formula geometrica. Tempo presente e tempo passato. Sono forse entrambi presenti nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato. Ciò che avrebbe potuto essere è un'astrazione che rimane possibilità perpetua solo nel mondo della speculazione. Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato mirano a un solo fine che è sempre presente. Mai parole furono più vere. E come dimenticare il preside, il rigore fatto persona, che annunciavamo con uno sfotto da camerata? Come si vincono le guerre? Armando guerrieri, urlavamo. E il suo fido assistente, Orazio Guccione, detto l'arcipreside, devoto e instancabile collaboratore. E ancora il cicaleggio degli studenti, miscuglio di dialetti e accenti diversi. L'inutile barriera di banchi nel corridoio durante la ricreazione perché maschi e femmine non potessero incontrarsi. I cori di protesta, gli scioperi, le rivolte studentesche per ottenere il tanto agognato trasferimento nella nuova sede appena ultimata. Sembra surreale vedere questo posto deserto se penso che per un secolo le migliori menti hanno attraversato questi corridoi. E tu, mio vecchio amico, desiderato, conteso, abbandonato, bistrattato, ferito dall'incuria e dalla cecità dei politicanti,
vasto cimitero di intenti, a farti compagnia solo un liceo, topi e colombi. Che ne sarà di te? Cosa penserebbero Donna Vittoria, Monsignor Aliata, Carlo Papa, gli scrofani, i Rizzone, i Giardina e tutti gli altri che hanno reso la tua storia indelebile nei secoli, se potessero vederti adesso? Li sento alle mie spalle, con sguardo severo e ammonitore, delusi dalla nostra grettezza. Cosa penserebbe mio zio Carlo, chiamato nel 1893 ad insegnare proprio qui, in una di queste aule? Dov'era la sua cattedra? Quante volte avrà calpestato questa stessa pietra pece su cui oggi cammino io? Ed io? Dove sono stato io? Dove eravamo noi in questi anni, quando si staccavano i vetri dalle finestre, quando crollavano gli intonaci dalle volte, mentre muffe ed infestanti si insinuavano subdole, silenziose? Quando abbiamo perso la capacità di indignarci? Mio vecchio amico, sei qui da 400 anni. Eri già qui prima di noi, prima dei nostri padri, ancor prima dei nostri nonni. E dopo di noi? Ma questa è un'altra storia che possiamo ancora scrivere.